Ciao ragazzi, siamo allo stand di CD Projekt Red a provare Gwent. Gwent è il gioco di carte di The Witcher 3, rivisto e riapprofondito per diventare un gioco standalone. Perché questa scelta? CD Projekt ci ha detto che hanno ricevuto così tante richieste dai fan per un gioco standalone che alla fine hanno deciso di accontentarli, ovviamente con un budget inferiore rispetto al gioco da cui è tratto, ma comunque il titolo di carte di CD Projekt è davvero davvero interessante e profondo. Tutte le carte sono correttamente animate e riviste, il gioco è stato completamente ribilanciato da zero per creare un nuovo tipo di esperienza più competitiva per tutti quanti. Sarà presente inoltre una campagna single player con visuale isometrica, quindi riusciremo a controllare un piccolo Geralt che si muove sulla mappa, che andrà ad esplorare e a fare le sue avventure, esattamente come in The Witcher ma in versione ridotta. Esplorando il mondo di gioco saremo in grado di sbloccare nuove carte da unire al nostro mazzo. I mazzi presenti saranno 4, esattamente gli stessi in The Witcher, quindi troveremo i regni settentrionali, i mostri, i Nilfgaard e probabilmente anche le isole Skellige e gli Scoia'tael, se in successivo. Sarà presente anche un supporto a lungo termine con DLC da 10 ore l'una. La campagna principale verterà sulle avventure di Geralt of Rivia, ma ci hanno detto che può essere che qualche altro personaggio verrà messo sotto i riflettori. Gwent è un gioco interessante e veloce, una partita può essere ultimata in circa 5-10 minuti, ma un tipo di gioco più strategico e tattico può richiedere anche molto più tempo. I round sono 2 o 3 a seconda, si vince al migliore dei 3. Ed è un gioco di carte a punteggio, dovremmo calare i nostri punti e riuscire a ottenere un punteggio maggiore di quello del nostro avversario. Il gioco ci è parso sufficientemente bilanciato e in ottima forma e siamo in attesa di provarlo ulteriormente durante la beta di questo ottobre. All'interno dello stand siamo riusciti a testare la componente multiplayer, quindi a sfidare un altro giocatore umano, non la CPU come invece accadeva in The Witcher 3. La sensazione è ovviamente diversa rispetto al gioco. Nel gioco principale Geralt prosegue la sua storia e si sente molto molto più potente nell'uso delle carte, perché giustamente sono calibrate per un'esperienza single player. Mentre invece nel Gwent abbiamo un bilanciamento migliorato. Non si ha mai la sensazione di netta superiorità sull'avversario, ma si è sempre sul filo del rasoio. Una sensazione gratificante, specialmente per le vittorie. Gwent arriverà su PC, PS4 e Xbox One. I giocatori mobile dovranno aspettare, perché CD Projekt ha intenzione in futuro di creare una versione mobile, ma al momento diciamo che il focus principale è solo su console e computer. Non è neanche prevista una versione scatolata o fisica delle carte, oltre a quelle già presenti nelle edizioni da collezione del gioco. Questo perché, ripeto, gli sviluppatori si stanno concentrando principalmente sulle versioni console e computer, ma non è escluso che in futuro potremmo vedere magari bustine di Gwent dappertutto. Il gioco si adatterà tantissimo alle nostre scelte. Impersoneremo dei veri e propri comandanti di armata in grado di schierare il nostro esercito contro il nostro avversario. Saremo in grado di utilizzare Geralt, Ciri e tutti i personaggi più famosi del gioco di CD Projekt, più nuove entry. Le carte animate sono bellissime ed il gioco è molto molto fluido. Dallo stand di CD Projekt alla Gamescom 2016 è tutto. Continuate a seguirci su gamesol.it, su Twitter e Facebook.